Il ruolo delle banche è fondamentale, a mio giudizio, perché godono oggi di una condizione generata dalle scelte della Banca Centrale Europea straordinarie in termini di straordinaria liquidità. Quindi la liquidità non è un problema oggi, è l'unico dei problemi che non sono presenti nell'ambito del sistema bancario. Però allo stesso tempo è necessario identificare correttamente quelli che sono gli assi di crescita del sistema economico meridionale. Siamo convinti che un'economia come quella meridionale non possa prescindere da quelle che sono le sue realtà più tradizionali. La prima fra tutte è quella del settore agroalimentare, ma anche quella del turismo, senza però trascurare quelle che sono le eccellenze del territorio meridionale e in particolare quelle che dell'abbigliamento moda, quelle del settore aerospaziale, del settore automotive. Quindi su questi assi io credo che il sistema bancario, attraverso una corretta identificazione di strumenti a supporto, partendo da Industria 4.0, quindi la legge di stabilità che in questo momento è in fase di approvazione, possa generare quel salto di qualità in termini di informatizzazione dei processi produttivi, tale per cui l'Italia possa coprire un gap che in questo momento è di circa 10 anni rispetto a quello che oggi esiste nel Nord Europa. È un dialogo che è già partito nella fase di insediamento di questa giunta regionale intorno a temi specifici. C'è stato un confronto importante nel momento di stesura dei PSR, dei piani di sviluppo rurale, quindi per il settore agroalimentare in Campania, dove in qualche modo abbiamo evidenziato quelli che devono essere i punti di attenzione nella definizione delle misure a sostegno dell'agricoltura, traendo esperienza da quelle che sono state le negatività incontrate nel precedente piano. Io credo che laddove vengano identificate delle misure di sostegno regionali sia necessario definire quello che è il ruolo delle banche e non vengano richieste ad esempio delle garanzie che non sono bancariamente ipotizzabili, oppure che vengano stabiliti dei percorsi tali per cui il protocollo, quindi lo schema di presentazione di una domanda di finanziamento, sia già in qualche modo definita secondo quelli che sono gli schemi di bancabilità che oggi non possono non riflettere quello che è stato Basilea 2 in termini di definizione dei parametri del business plan e quindi di quelle che sono le condizioni di equilibrio. Vede, io credo che le banche possano trarre maggior vantaggio nella misura in cui, e qui mi ricollego anche alla prolusione del Presidente Patuelli nel suo intervento, possano finalmente beneficiare di un quadro normativo omogeneo rispetto agli altri paesi europei. È sotto gli occhi di tutti che il rischio di credito viene prezzato in termini di patrimonializzazione, quindi di patrimonio di vigilanza e quindi di assorbimento di capitale in misura nettamente superiore rispetto ai nostri concorrenti europei. Da questo punto di vista non è sicuramente accettabile che una banca tedesca che oggi ha in bilancio un volume di derivati che è pari a 12 volte il PIL tedesco debba avere comunque un requisito di capitale che è comunque proporzionalmente inferiore rispetto a quella banca italiana. Abbiamo bisogno di una normalizzazione sotto profilo tributario. Noi siamo un'economia, il sistema bancario italiano, penalizzato anche dalle norme che consentono di poter portare deduzione le perdite sui crediti. È un sistema che è fortemente condizionato dalle lungaggini e dalle complessità della legge fallimentare e quindi al recupero dei crediti, e allo stesso tempo quindi genera delle condizioni di non attrattività rispetto anche agli investimenti esteri. Ora, questi aspetti io credo che siano gli aspetti della politica e quindi la politica non possa non farsene carico, soprattutto cercando di non perpetuare l'immagine di un sistema casta privilegiato, non per dipingerlo come sicuramente qualcosa da proteggere, ma certamente un sistema che debba essere integrato tutti quanti gli effetti con il sistema produttivo. Sicuramente una revisione di quelle norme può contribuire a dare sviluppo e slancio ad un settore che in questo momento ancora oggi è in condizioni assai difficili e che quindi ha bisogno di essere stimolato attraverso anche un diverso quadro normativo. Il nostro orientamento è quello di cautela, ma anche di trarre l'insegnamento di quelli che sono gli errori del passato, dove una domanda crescente nell'ambito delle costruzioni stimolava effettivamente una minore attenzione a quello che erano l'equilibrio dei piani finanziari.
Oggi è necessario trarre le lezioni che abbiamo comunque imparato dal passato, avere piani finanziari attendibili, che abbiano comunque un corretto equilibrio tra quello che è l'apporto dell'imprenditore e quello che è il credito della banca, e in quella direzione comunque trovare dei nuovi stimoli e nuove prospettive.